Amici della Gaijin, bentrovati. Siamo ancora fuori da quello che è il contest cosplay e siamo in compagnia di Simone. Ciao Simone. Sì, ciao. Allora Simone, il nome del tuo personaggio? Dominic in armatura dedrica dal mondo di Skyrim. Ok, dimmi una cosa, per cominciare, l'armatura l'hai realizzata tutta tu? Sì, certo, tutta io personalmente. Realizzata con che materiale? In metal resina. Tutta in metal resina. Caspita, pesantuccia da portare addosso. Abbastanza, sì. Sulla quindicina di chili. Ok, sulla quindicina di chili, quindi diciamo che anche il cosplay è anche sacrificio. Ok, dimmi quanto tempo ci hai impiegato per realizzarla? Ma circa un mesetto. Grande lavoro. Quando hai cominciato a fare cosplay e come ti sei avvicinato al mondo del cosplay? Ma un paio d'anni fa mi ci ha portato mio cugino, mi ha detto vieni, proviamo. Ti può piacere, mi è piaciuto veramente. E quanti cosplay hai all'attivo? Due cosplay. Due cosplay? Sì, tutti con la stessa difficoltà? No, un po' di meno. Questo è quello più difficile, sì, che fa. Allora, gli altri sono a livello sartoriale, questo qui è più... Hai in mente già qualche prossimo cosplay e puoi dirci quale? No, ancora no. Ah, ancora no? Ancora ti sei fermato a questo perché hai impiegato parecchio tempo per realizzarlo. Potresti fare un giro e far vedere tutta l'armatura? Ragazzi, è veramente, veramente bellissima. Allora, qualcosa da dire a tutti quelli che non hanno mai provato a fare cosplay e vorrebbero provare? Che consiglio daresti? Provate, non arrendetevi mai, soprattutto ci vuole molta pazienza, quindi provateci. Ok, allora, voi non scoprirete mai chi è, perché attualmente è impossibile che tolga l'elmetto. Sappiate solo che è Simone. Simone, cognome? È Blandino. Come? Blandino. Blandino, Simone Blandino. Quindi cercatelo e scoprite magari chi è. Facciamo un concorso su questo, scoprite chi è Simone Blandino. Allora Simone, al mio tre un saluto a tutti gli amici che sono dall'altra parte. 1, 2, 3. Ciao ciao.